Ciao a tutti, oggi siete qui nel canale di Jack and Bo e oggi prepartita di Monza BFC. Ditemi se si sente bene l'audio, se va bene tutto, perché mi sono messo in una posizione un po' strana. Quindi partiamo subito parlando dei precedenti, che ce ne sono stati due a casa del Monza, facili facili. Il primo l'anno scorso dove abbiamo vinto 2-1, vi ricordo tutti, e il secondo abbiamo sempre vinto 1-0. Nell'anno 94-95, quindi un sacco di tempo fa. Scusate, mi sono messo il cappello perché mi sono scordato di mettermelo e un video senza cappello non può essere un... Quindi, questi sono i precedenti a nostro favore, assolutamente. Poi andiamo con le probabili, dove analizziamo un po' il Monza, analizziamolo. Allora, il Monza dovrebbe giocare col suo 3-4-1-2, solito modulo, con in porta il Digre, ottimo portiere il Digre. Difesa da falegname, proprio difesa che, cioè, se passi tu, ma non passa il tuo crociato, perché hanno Izzo, Pablo Mari e Caldirola. Una difesa più falegname di questa, non so se possa esistere. Poi hanno Churria, Kyriakopoulos nelle fasce, l'ex Kyriakopoulos, al centrocampo Pessina Gagliardini, un gran bel centrocampo per essere una squadra di metà classifica. Poi sotto le punte ci sono Colpani e Diogo Mota, Diego Mota, non so come si chiami bene, e Colombola davanti. Qual è il problema del Monza, a parere mio? Il problema del Monza è che fa molti gol da centrocampiste, come voi sapete, no? E secondo me questo è un problema, perché se non fa gol il bomber e i centrocampisti non sono in forma, uno fa fatica a vincere le partite, no? Quindi io spero che anche questa volta Colombo non si svegli, sia sereno lì, tranquillo. Anche se io lo reputo un gran bel giocatore Colombo, ma a quanto pare da come sta giocando in queste prime partite non si è ancora bene amalgamato con la squadra. Spero che non si amalgami mercoledì e spero che i centrocampisti facciano una brutta partita, ecco, che non siano in forma. Invece spero che siano in forma i nostri. Quindi i nostri sono Skorupski, confermato assolutamente. Lollo, purtroppo, o per fortuna, dipende, perché Posch si è rotto e starà fuori per molte settimane. Sono curioso di capire se il buon Thiago terrà Lollo per tutta la partita oppure tenterà Corazza. Secondo me tenterà lui, o Lico Giannis, mi stavo confondendo. Secondo me è più probabile che metta Corazza che Lico Giannis, però secondo me Lollo tutta la partita non la fa, anche perché dobbiamo giocare domenica. Poi Bauchem e Calafiori, molto interessante, anzi, ve lo dirò di più, secondo me è più probabile che metta Calafiori al posto di Lollo e faccia entrare il grandissimo Bonny a fare il difensore centrale. Poi Christensen è confermato, e a centrocampo abbiamo il solito centrocampo, non è vero, scherzavo, perché Ibisher è intoccabile, poi Moro e Ferguson, quindi non gioca Froler. Bene, secondo me, perché non ha dimostrato quello che deve dimostrare, secondo me non è ancora al 100%. E poi Ndoye, Carson e Ziggs, quindi ancora Orso in panca. Speriamo che Inter faccia gol come l'anno scorso. Secondo me questa è la formazione, ora come ora, la migliore formazione che possiamo schierare. A parte Froler, ma Froler a mio parere non è in forma, quindi è giusto che entri anche dalla panchina. Tanto ci sono 5 cambi, puoi rivoluzionare una squadra completamente. Poi andiamo con il mio pronostico, perché sentiamo sempre il pronostico dell'esperto, ma non il mio. Io lo faccio solo sul Bologna. Cosa pensi di questa partita? Penso che questa sarà una partita molto combattuta tra due squadre praticamente allo stesso livello, forse un pochino più noi sulla carta, ma con gli infortuni siamo più o meno, il livello è lo stesso, ecco. E incredibilmente il Monza e il Bologna vengono da due pareggi entrambe con squadre più forti, quindi con Lazio, Monza e con Napoli, una 1-1 e l'altra 0-0, ma entrambe vengono da due pareggi. Cioè il Monza ha pareggiato anche la partita precedente, come noi abbiamo pareggiato prima del Napoli col Verona. Cosa incredibile, cioè proprio sulla carta siamo uguali dappertutto. L'unica è che non abbiamo un punto in più, però questo fa lo stesso. E io ho paura che il fatto che sia una partita equilibrata possa dirlo anche il risultato, perché a mio parere questa sarà una partita da pareggio, se non addirittura più verso il Monza perché giocano in casa. Ma secondo me ho paura che sia una classica partita da pareggio, probabilmente dove ci saranno anche dei gol, perché noi non facciamo gol, è un gol
prima o poi lo faremo. Però non è neanche vero, perché anche loro per far gol è molto difficile, faccio ancora. Non scherzavo, mi rimangio quello che ho detto, potremmo anche essere una partita da 0-0. Penso di no, perché noi veniamo da 2-0-0, se facciamo anche il terzo sarebbe incredibile. Però per la squadra che andiamo ad affrontare potrebbe anche essere un altro 0-0. Partita bella, eh? Partita... perché sono 0-0 e 0-0, 0-0 in cui tutti si difendono, 0-0 in cui la gente attacca, ma la difesa risponde. E secondo me potrebbe essere più un 0-0 di questo tipo, ecco. Quindi ragazzi, questo è il pre-partita di Bologna-Monza, Monza-Bologna, perché oggi siamo a Monza, ma non ci interessa. Mi raccomando, fatemi sapere se vi si sente l'audio e commentate, dite anche la vostra, parlate anche dell'editor, dite qualcosa così... i commenti, così ci sono più commenti sotto i video. Iscrivetevi al canale, condividete e seguiteci su Instagram, Jack and Bo, che c'è il social media manager carico lì con i suoi followers, che è carico, non so cosa stia facendo, è carico. Quindi iscrivetevi e fate quello che vi ho detto. Ci vediamo al prossimo video.